Benvenuti, siamo con il professor Daniele Novara, pedagogista, autore, fondatore e direttore del CPP, Centro Psicopedagogico per l'Educazione e la Gestione dei Conflitti. Benvenuto, professore. Buongiorno, buongiorno e un caro saluto a tutti e a tutte. Professor Novara, dopo l'emergenza del Covid-19 assistiamo ad un aumento di atti di violenza all'interno della scuola. È solo perché c'è maggiore attenzione oppure effettivamente i nostri ragazzi hanno assunto un atteggiamento più aggressivo? Il dato è attualmente un dato empirico, perché non abbiamo poi, dal punto di vista statistico, delle evidenze particolari. È importante che comunque l'opinione pubblica sia attenta, proprio perché non possiamo permetterci situazioni, appunto, di violenza, quindi situazioni che riguardano sostanzialmente gli adolescenti, perché parlare di violenza con i bambini non ha nessun senso, insomma, dal punto di vista perlomeno scientifico. Ci sono delle constatazioni da fare. La gestione del post-Covid a livello scolastico non c'è stata, nel senso che come a suo tempo avevo chiesto al Ministero di lavorare sugli insegnanti, sulla formazione degli insegnanti, nella situazione, diciamo, Covid o appena post-Covid, perché è una situazione totalmente inedita. Pensiamo alla questione della DAD, dove gli insegnanti non avevano praticamente nessuna preparazione e si sono trovati dentro una condizione inedita, senza formazione. Ecco, lo stesso purtroppo vale per i ragazzi, gli adolescenti. In realtà il Ministero qualcosa ha fatto, perché ha spedito nelle scuole un numero veramente molto molto elevato di psicologi. E questo può essere però un equivoco, nel senso che lo psicologo ha una funzione sostanzialmente terapeutica. Qua stiamo parlando di situazioni educative, cioè se gli alunni tirano i pallini a un insegnante, diciamo così, o se l'alunno insulta un insegnante di fronte a tutti, oppure come era successo a Lucca tanti anni fa, che ero intervenuto anch'io, aggrediscono un docente in difficoltà, palesemente in difficoltà, filmano questa aggressione, la fanno girare urbi e torbi, è chiaro che non si tratta di problemi di carattere psicologico o psicoterapeutico, ma di problemi educativi. E torniamo alla solita drammatica carenza della scuola italiana, dove in Italia abbiamo la più grande pedagogista dei tempi moderni, Maria Montessori, ma la pedagogia è stata esclusa dal tavolo di lavoro scolastico. Io lo dico anche per motivi personali, ma fino a 20 anni fa la presenza pedagogica era prevista nelle scuole, poi è stata eliminata definitivamente. Oggi l'Italia è l'unico paese in Europa che non prevede, no, una specifica presenza pedagogica, tenendo conto che non stiamo parlando dei docenti di pedagogia all'università, ma parlando di professionisti dei processi educativi e dei processi di apprendimento, molto necessari. Prendiamo un caso di aggressione verso gli insegnanti, come si gestisce? Con le punizioni, con le sospensioni? È logico che queste sono armi spuntate. Occorre partire dal presupposto che questi sono ragazzi che hanno bisogno di un'implementazione di apprendimento, non di toglierli, diciamo così. Certo, in alcuni casi un minimo di allontanamento può essere utile, però devono avere un percorso. E specialmente siamo sicuri che tutti gli insegnanti italiani siano in grado di gestire la classe, magari la classe come gruppo, specialmente in età adolescenziale?
o viceversa, specie alle superiori, sono ancora insegnanti esperti della loro materia e decisamente meno preparati sulle dinamiche socio-relazionali, socio-emotive socio-gruppali degli alunni fra di loro e con gli insegnanti. Ecco, queste sono le solite domande a cui non si ha una risposta e purtroppo poi la situazione peggiora. Ecco, lei ha sviluppato un metodo per la gestione dei conflitti a partire dai bambini più piccoli. Ci spiega come funziona e se è possibile applicarlo anche agli adolescenti? Sì, il metodo è litigare bene. Anche ieri abbiamo avuto una call a livello europeo perché stiamo seguendo proprio come titolari un progetto europeo di diffusione di questo mio metodo che porta il mio nome, litigare bene, e che ha trovato riscontri anche a livello internazionale. Sta per uscire la traduzione del mio libro addirittura in Cina. Io ritengo semplicemente che anche a livello pediatrico la capacità di litigare bene, cioè quello di farcela da soli, andrebbe inserita fra le autonomie di base dei bambini a partire dai 3 anni, così come sanno camminare, parlare, controllo sfonterico, anche litigare bene con i propri compagni. Viceversa, alcuni insegnanti sono ancora barbicati nell'idea archeologica del cercare i colpevoli. Chi è stato? Chi ha cominciato? Se non salta fuori il colpevole, da qui non esce nessuno. Sembrano barzellette, ma purtroppo ci sono ancora. Devo dire che in questi 10 anni il mio metodo ha veramente girato tanto e più o meno gli insegnanti italiani, se non proprio quelli più remoti, lo conoscono. L'applicazione invece lascia ancora molto a desiderare, perché il metodo è estremamente semplice ed estremamente efficace. Cioè, si invitano i bambini a gestire tra di loro, parlandosi in uno spazio specifico, che sostanzialmente chiamiamo conflict corner, con un gomitolo se possibile o qualcos'altro, tipo anche i disegni, le loro contrarietà. E quindi, mi direbbe Maria Montessori, aiutiamoli a fare da soli. È chiaro che l'adulto con i bambini deve evitare che si facciano del male, ma è importante l'applicazione del metodo, che non consiste nel far parlare i bambini con l'insegnante. Questo è il metodo tradizionale, l'insegnante diventa il giudice, ma nell'attivare questa capacità dei bambini di chiarirsi tra di loro. Ognuno esprime la propria versione, non all'insegnante: maestra mi ha detto, mi ha fatto, mi ha preso, maestra ha detto che sei brutta, ma parlandosi reciprocamente delle proprie ragioni. È una meraviglia, perché il risultato, sempre che il metodo venga seguito, è inequivocabile e permette anche agli insegnanti di avere un minor stress. Ecco perché essere tampinati da folle di bambini e bambine che continuano a tirare la gonna della maestra, maestra, e qua e là, in una petulanza inverosimile. Scusate, maestre, fate in modo che i bambini e le bambine dai 3 ai 10 anni imparino da soli. Insomma, noi siamo esperti nei processi di apprendimento e nelle autonomie infantili. Ecco, e questo metodo è possibile poi trasferirlo anche agli adolescenti? Sì, assolutamente, abbiamo diverse sperimentazioni in corso. Il problema è che preadolescenti e adolescenti non amano il controllo degli adulti, quindi è molto più improbabile che l'adolescente vada dall'insegnante a dire mi ha fatto, mi ha detto, cioè a condividere il litigio con un altro compagno, con l'insegnante. Quindi
Il metodo è lo stesso, ma bisogna creare delle situazioni di apprendimento fra gli alunni stessi quando sono alle secondarie di primo o di secondo grado. Noi abbiamo negli anni, già dal 99 addirittura, creato uno strumento molto utile da questo punto di vista, che è la mostra Conflitti, Litigi e Altre Rotture. Non è una vera mostra, è uno strumento interattivo con 10 gazebo. In ogni gazebo ci sono delle attività da fare in gruppi di 4 con un diario di bordo che li fa lavorare assieme proprio per imparare a gestire tra di loro i litigi, i conflitti, senza aggressione, senza colpevoli, ma in uno spazio di composizione che è sempre quello, no? Comunicare bene senza, come dire, cercare colpevoli, ma cercando viceversa di ascoltarsi nelle proprie versioni, ed è meraviglioso, molto fattibile. Direi che viceversa con gli adolescenti, agli adolescenti a livello scolastico manca molto 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 il senso della discussione. Cioè la scuola ha, rispetto agli anni 70, 80, 90, abbandonato, no? Proprio il tema della discussione in classe. Ricordo i famosi libri di Clotilde Pontecorvo, che ci ha lasciato qualche mese fa, proprio dedicati all'importanza psicologica del discutere assieme in classe. Anche su questo noi come istituto abbiamo uno strumento molto raffinato, molto prezioso e anche semplice da usare, che si chiama il dibattito maieutico. Dobbiamo aiutare i ragazzi a discutere assieme, che altrimenti non gli resta altro che la rissa. E se non lo fa la scuola, chi lo fa? Le discoteche? La scuola ha una funzione di apprendimento a 360 gradi. Ecco, parlavamo appunto di violenza. Il 7 febbraio sarà la giornata nazionale per la lotta al bullismo. Ma non tutta la violenza è bullismo. Ci fa capire, ci identifica questi due aspetti? Ma il bullismo vero e proprio può essere definito come violenza, intendiamoci. Però bisogna che si tratti di bullismo vero e proprio. Perché, come è noto, in Italia abbiamo un problema. Allora, faccio una digressione linguistica. Il termine deriva dall'inglese to bull, che in inglese è un termine drammatico, pesantissimo, con una composizione semantica attinente al sadismo, cioè fare del male agli altri con sadismo. In italiano, viceversa, il bullo è lo spaccone in tante regioni, intendiamoci, perché poi come dire, i contenuti linguistici italiani sono anche molto a macchia di leopardo, come è noto, no? Specialmente fra nord e sud le differenze sono significative. E diciamo che il bullo è un po' considerato così lo spaccone. Allora, a fronte di questa differenza semantica fra il termine originario inglese e quello italiano, si è scelta la strada più equivoca, cioè di utilizzare il sinonimo di prepotenza come sinonimo di bullismo. Questo è un equivoco. Allora, negli anni, 10 anni fa, 15 anni fa, giravano nelle scuole, e purtroppo girano ancora, questionari in cui si chiedevano a bambini di 9 anni hai mai subito prepotenza dai tuoi compagni di classe, ottenendo delle percentuali inverosimili? Perché bambino che all'apice del suo vittimismo gli chiedi se ha mai subito atti di prepotenza, ti risponde sì. Quindi venivano fuori dei dati strepitosi. Uno dice, ma cos'è? Non mandiamo più i bambini a scuola, mandiamoli accompagnati dalla guardia del corpo, dai carabinieri. 80-90%, chiaro, quasi tutti i bambini rispondevano,
perché anch'io se chiedo a mio nipotino a scuola ti picchiano, tutti lo picchiano, poi se sentiamo la maestra, per fortuna la situazione è meno chiara, perlomeno. Allora ci sono queste difficoltà nell'uso della terminologia che scientificamente si riferisce a una parola inglese totalmente diversa da quella italiana, e non è legittimo tradurre to bull, bullying, diciamo, con prepotenza, fare prepotenza, perché specialmente fra i bambini cosa succede? Si può parlare di bullismo fino ai 9 anni? No, non si può parlare di bullismo fino ai 9 anni. Per un motivo molto semplice, che si può parlare di bullismo se ci sono 3 condizioni. L'intenzione di fare del male in maniera continuativa ai danni di un soggetto che non è in grado di difendersi. L'intenzione di fare del male, per avercela, il bambino deve disporre di un pensiero sia a livello di corteccia prefrontale, sia a livello di quello che Jean Piaget definiva la capacità reversibile, cioè la capacità di considerare adeguatamente le conseguenze, che non ha, semplicemente non ha. Certo, i bambini possono avere dei gesti, come dire, incontrollati, e quindi ci possono essere degli incidenti, ma l'intenzionalità in quanto tale incomincia a inserirsi nella vita dei bambini, che poi non sono più bambini, sono ragazzi, a partire dall'undicesimo, dodicesimo anno di età. Questo ci dicono i dati psicoevolutivi. Poi se vogliamo arrampicarci sui vetri perché abbiamo il mito della sicurezza, va bene, facciamolo, però non rivolgetevi ai tecnici e agli scienziati, ecco, no, rivolgetevi al fai da te, di cui la scuola non ha bisogno del fai da te, ha bisogno di basi scientifiche. Ecco, quindi si può parlare di bullismo quando ci sono queste tre condizioni. La continuatività è importante. Non è che possiamo parlare di bullismo se c'è un atto puro e semplice. Ovviamente potrebbe essere un atto puro e semplice di violenza pura, certo, perché il bullismo è una violenza particolare basata su quelle 3 condizioni. Mi permetto di ripeterlo, l'ho scritto tanto in uno dei miei libri, anche più famosi, Bulli non sanno litigare, no? Scritto con lo psicologo Luigi Regogliosi. Intenzionalità, continuità e inferiorità. Senza queste 3 condizioni possiamo parlare di altro, ma non di bullismo, che, come ci dice il verbo inglese to bull, è un'efferatezza particolare. In Inghilterra i dati sul bullismo venivano e vengono ancora utilizzati per prevedere i posti nelle carceri minorili. Non so se mi spiego. Non... Purtroppo la lingua italiana non rende ragione all'efferatezza del termine bullismo, e quindi si creano degli equivoci pensando che bambini di 3 anni siano dei bulli. Ma attenzione, usiamo i termini, cioè il litigio fra i bambini non c'entra niente col bullismo, ma anche il litigio fra gli adolescenti non c'entra niente. Non possiamo proibire il litigio, dobbiamo proibire il bullismo, quello di cui ho parlato prima, altrimenti prendiamo lucciole per lanterne. Ecco, a questo punto cambiamo argomento, diciamo, partiamo dalle motivazioni. Lei in un suo recente libro ha parlato della gestione dei tasti dolenti. È possibile che già in età giovane sia questo alla base del comportamento scorretto? La base del comportamento scorretto ci stanno per esempio gli studi della grande psicologa sociale palermitana Gigliola Locascio, che negli anni 90 scrive un interessantissimo libro, non come dire da classifica di vendita, che si chiama Prendere la violenza, per le edizioni Guerini. Non so se qualcuno lo troverà nei Reminders, ma magari ci potete provare.
Allora ve lo riassumo. Lei con la sua staff fa un questionario fra i bambini dei quartieri più disgraziati di Palermo e una delle domande era: ti picchiano i tuoi genitori? Le risposte sono incredibili, siamo nel 90-91 e molti bambini rispondono: no, non mi picchiano, mi danno pedate, bastonate, ceffoni e botte in testa, ma non mi picchiano. Ecco, allora lì capiamo perché c'è la mafia. Ossia, la mafia, come abbiamo scoperto adesso che è stato arrestato Matteo Messina Denaro, uno dei boss più efferati, usa dei criminali con un bassissimo indice di empatia, anzi, nullo, cosiddetti alessitimici gravi, che non sentono la sofferenza altrui, non la sentono, non la sentono proprio. Sia, come dire, la mafia americana, sia quella italiana, seleziona il personale per gli atti più efferati fra questi soggetti che non sentono niente, sono in grado di, appunto, mettere un bambino nell'acido, cioè, eccetera, eccetera. Comunque, ammazzare con la semplicità con cui noi beviamo un bicchiere d'acqua. Ma chi sono questi soggetti? Sono bambini picchiati che hanno per tutta l'infanzia subito la violenza da parte delle figure educative, in primis i genitori, che quindi hanno una desensibilizzazione particolare alla violenza stessa. Per loro la violenza è stata come l'aria che respiravano da piccoli, ma non dai loro compagni, proprio direttamente dalle figure educative, comprese fino a una certa epoca fa anche gli insegnanti. Io stesso, che sono un bambino degli anni 60, è ovvio che a scuola si usavano le punizioni corporali, non è una gran novità. E quindi i tasti dolenti, da questo punto di vista, possiamo identificarli come le condizioni educative per cui un bambino perde il senso del rispetto reciproco, dell'ascolto reciproco, dell'empatia, viene cresciuto in condizioni orribili e quindi per lui è quasi normale agire in maniera sbagliata, specialmente, lo ribadisco, questo in adolescenza, perché sui bambini la scuola può intervenire, il loro cervello è molto plastico, assorbono, cambiano. Se noi facciamo dei bei programmi, appunto come litigare bene nella scuola, aiutando i bambini a comunicare tra di loro, ecco che otteniamo un recupero anche rispetto a condizioni familiari degradanti, diciamo. La scuola è, come dire, è quel luogo dove si impara a vivere, non si imparano semplicemente i Sumeri, i Fenici, i Longobardi, si impara a vivere. Ecco, lei ci parla di cambiare, di questi cambiamenti all'interno del mondo della scuola e sono più voci che parlano che la scuola, l'approccio educativo deve cambiare, che porti a valorizzare le qualità di ogni singolo allievo. Tant'è che il Parlamento ha anche approvato un anno fa circa una legge sulla valorizzazione delle competenze non cognitive. A che punto siamo all'interno della scuola e quali azioni sono fondamentali per avviare questo processo di cambiamento? Insomma, il Parlamento può deliberare tutto quello che vuole, ma la risorsa principale della scuola sono gli insegnanti. Ma in tutte le ricerche sulla qualità scolastica a livello mondiale, quello che resta poi, scremato tutto lo scremabile, è l'insegnante in quanto tale, la sua formazione professionale e direi pedagogica. E addirittura in alcuni testi ho fatto appello anche, così come in tutte le professioni ormai, che ci sia un test attitudinale. Non possiamo permetterci che una professione così importante venga lasciata al fai da te personale,
come dire, allo spontaneismo. Faccio quello che voglio, qua mi chiudo nella mia classe, lì faccio quello che voglio. No, ecco, quindi si possono approvare progetti su progetti, ma bisogna assolutamente implementare la formazione psicopedagogica, didattica, metodologica degli insegnanti. Nella scuola dell'infanzia, nella primaria, nella secondaria di primo grado, tanto più nella secondaria di secondo grado con gli adolescenti. Devo dire, come anche mio grande amico Mario Lodi, sono molto preoccupato perché la scuola italiana, intendiamoci, su questo versante non riesce a muoversi, non riesce. Per carità, alcuni piccoli passaggi come togliere i voti numerici alla scuola elementare, ma bisogna andare avanti e non dal ministero non arrivano segnali pedagogici, arrivano segnali repressivi, punire, punire, punire. E quando hai finito di punire, cosa fai? Già la scuola... E per la questione delle certificazioni neuropsichiatriche, più o meno a volte simile a una specie di ospedale neuropsichiatrico dei bambini. Adesso lo vogliamo trasformare anche in un carcere minorile. Insomma, sono iperboli quelle che sto consegnando ai nostri ascoltatori, ma per farmi capire. Cioè, su quali metafore stiamo lavorando? La scuola come comunità di apprendimento o la scuola come contenzione? Qualcuno deve rispondere su questo. E questo qualcuno è la politica, è il ministero. L'opinione pubblica, secondo me, è più avanti del ministero. Su questo non ho dubbi. No, anche stamattina arriva la notizia che un assessore in Sud Tirolo chiede di non usare più nelle superiori i voti sotto il 4. Vabbè, una cosuccia piccola, però ecco. Oppure le scuole che incominciano a fare una valutazione diversa. E tante esperienze anche di scuola nella natura, non importanti, non possiamo però abbandonare la scuola pubblica in funzione di modelli, cioè dobbiamo fare in modo che la scuola pubblica risponda ai bisogni dei genitori, dei ragazzi, dell'opinione pubblica. Abbiamo bisogno di una scuola, come dire, che sia alleata con i suoi alunni. O che sia in guerra con i suoi alunni. Grazie, grazie mille, professor Novara, per essere stato con noi. Grazie, grazie a voi.